Il santo del mondo, il santo più amato, non solo all'interno della Chiesa, ma anche al di fuori della Chiesa. È un fenomeno, lo sappiamo, Sant'Antonio, un fenomeno mondiale, sociologico, perché anche i protestanti addirittura lo pregano e ottengono grazie. Anche i musulmani, per esempio, in Albania c'è un grande santuario a Scutari, nel nord dell'Albania, in cui vanno anche i musulmani, e anche i musulmani ottengono grazie. In India anche gli induisti ricevono grazie da Sant'Antonio. È il santo del mondo, perché potremmo dire che in ogni cuore di cattolico e non solo cattolici c'è un altare a Sant'Antonio di Padova, a Fernando dei Buglioni, di Buglione. Ecco, quest'uomo di origine portoghese, la gloria del Portogallo, nato a Lisbona il 15 agosto del 1195. Una famiglia nobile, Goffredo di Buglione, no? Il protagonista della prima crociata era suo parente, e lui nasce a Lisbona, dicevo, la sua casa, il Palazzo Avito, era vicino all'attuale cattedrale. Fin da ragazzo è un'anima privilegiata, mentre prega viene tentato dal demonio, e poi lui segna un segno di croce con il dito a terra e questa croce si imprime sulla pietra. Poi decide di diventare sacerdote, diventa sacerdote a Coimbra, la capitale del Portogallo di allora, e diventa sacerdote agostiniano, naturalmente, come sappiamo, e studia, incamera notizie, nozioni, diventa esperto della Bibbia, la sa quasi tutta a memoria, diventa l'arca del Nuovo Testamento, l'arca del Testamento, come lo definirà il Papa Gregorio IX quando lo ascolterà in una sua omelia direttamente. Ma lui stava nel monastero, era una persona corretta, una persona intelligente, dottissima, ma sentiva che gli mancava qualcosa. E l'occasione è offerta dal passaggio di alcuni frati francescani, i quali sono diretti in Marocco per evangelizzare. Naturalmente è una temerarietà, umanamente parlando, cercare di evangelizzare il Marocco, e quindi vengono martirizzati, uccisi dai musulmani e tornano nelle bare. Ecco, questa allegria nell'andare al martirio, questa generosità estrema del loro voler portare la parola di Dio, cambia Fernando e lui diventa Antonio, prende il nome di Sant'Antonio Abate e diventa Antonio, e si vuole chiamare Antonio come Sant'Antonio Abate, naturalmente, e diventa francescano. Anche lui vuole andare in Marocco, ma la nave è travolta da una tempesta e arriva a Messina. Messina, che ha anche un grande santuario dedicato a Sant'Antonio, costruito da Sant'Annibale Maria di Francia, dove sono custodite le spoglie, il corpo di Sant'Annibale Maria di Francia. Ebbene, Sant'Antonio, arrivato a Messina, risale l'Italia, arriva ad Assisi e qui partecipa al capitolo delle Stuoie. Conosce San Francesco lo destina a Monte Paolo, una città della Romagna, e lì è l'unico sacerdote tra tanti francescani che sono semplici fratelli. Vive la fraternità, ma nessuno conosce la sua grandezza. Nessuno sa che è nobile, appartiene a una delle famiglie più nobili d'Europa, nessuno sa che è una delle persone più dotte della Chiesa di allora. Lui celebra la messa e prega, ed è anche in questi periodi, già in questi periodi, che egli riceve la visita del bambino Gesù. Ma poi arriva l'ora di Dio. Egli, che passa il tempo lavando i piatti, spazzando a terra, nell'umiltà, nel nascondimento,
Ascolta la voce di Dio e la lampada che era sotto il moggio viene posta sul lucerniere per fare luce a tutta la casa. E quindi per un avvenimento fortuito, una ordinazione sacerdotale a cui mancano i padri predicatori, doveva essere un domenicano, si conosce la sapienza, la luce, la straordinaria capacità di evangelizzazione di Antonio. Inizia la seconda fase della sua vita. Egli diventa il predicatore insigne, come dice la preghiera di colletta che lo contraddistingue. Non bastano le chiese, ci vogliono le piazze, tutti lo ascoltano anche se non c'è, se non esistevano i microfoni, tutti riescono ad ascoltarlo nonostante i dialetti diversi, nonostante gli accenti e le lingue diverse, i miracoli si susseguono, Antonio diventa il padre maestro per eccellenza. Spende la sua vita tra miracoli di bilocazione, di guarigione, tra ammonimenti ai dittatori, ai tiranni dell'epoca come Zellino III da Romano. Egli diventa l'esempio, il modello del vero predicatore, il predicatore per eccellenza. Vive la Quaresima del 1231 predicando ogni giorno, rivoluzionando la vita della Chiesa. In fondo i quaresimali, la Quaresima vista come tempo di conversione, di predicazione, di azione dei missionari, la inventa lui. Predica e confessa, arriva quasi spossato, esaurito alla Pasqua. E allora si moltiplicano i suoi mali fisici, la podagra, l'idropisia, il conte Piso gli costruisce una casetta su un albero di noce per farlo respirare o per dargli l'idea di respirare un po' di più. La notte ancora lo va a trovare la Madonna che gli dona sulle braccia Gesù Bambino. È l'immagine che tutti quanti noi conosciamo di Sant'Antonio. Gesù Bambino, il mistero dell'incarnazione, la sapienza e la purezza, la santità. Il giusto fiorirà come un ciglio. Il 13 giugno 1231, dopo aver detto vedo il mio Signore alle porte di Padova, al convento dell'Arcella, muore. Le campane suonano da soli, i bambini cominciano a dire da soli è morto il santo, è venerdì quando muore, ma i funerali vengono fatti martedì 17 giugno e l'apoteosi, miracoli a non finire, addirittura meno di un anno dopo, il 30 maggio 1232, Sant'Antonio diventa santo, appunto. Il Papa Gregorio IX, che l'aveva conosciuto, lo proclama santo nella cattedrale di Spoleto. O Dio onnipotente ed eterno, che in Sant'Antonio di Padova hai dato al tuo popolo un insigne predicatore e un patrono dei poveri e dei sofferenti, concedi a noi per sua intercessione di seguire gli insegnamenti del Vangelo e di sperimentare nella prova il soccorso della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen.